La giunta comunale delibera di intitolare la piazza Stazione a una sfortunata vittima di mafia e stabilisce anche la data del 30 agosto per lo svolgimento della cerimonia di intitolazione. Passa dunque appena un mese tra la delibera e la cerimonia, che sarà fra 3 giorni. Questo significa, peraltro, che sono stati volutamente tagliati a monte i tempi tecnici, sia per una petizione, sia per un referendum. Non voglio annoiarvi con i tecnicismi, e quindi vi rinvio agli articoli 8 e 9 dello Statuto del Comune di Rometta. A chi è venuta in mente l'idea per questa delibera? Non si sa. Si sa però chi l'ha proposta, o meglio imposta, il sindaco di Rometta, il quale, come risulta da dichiarazioni ufficiali, ha prima fatto finta di affidare la scelta ai romettesi attraverso un giochino su internet, per poi non fare nella delibera di giunta nessun riferimento a concetti come volontà popolare, condivisione democratica, collegialità cittadina, eccetera, eccetera. Ha deciso con un diktat, prontamente accettato dai suoi. Ora la questione è complessa, perché investe sia l'ambito della memoria storica di Rometta Marea, memoria che a parere mio e di molti altri, anche se non presenti qui in piazza, subirebbe una mortificazione dalla nuova intitolazione. Quindi investe sia questo ambito della memoria storica, sia il corretto rapporto tra autorità governante e comunità governata, sia ancora le problematiche culturali della toponomastica cittadina. E mentre lascio a Franco Speziale il compito di illustrare perché Piazza Stazione non dovrebbe mutare nome, sulla questione del rapporto fra governante e governati, mi limiterò a dire questo. Noi la pensiamo in maniera diametralmente opposta a quella dell'attuale sindaco. Per noi ogni decisione che riguardi la comunità romettese nel suo complesso, qual è la decisione di modificare il nome di una via o piazza storica di Rometta Marea, non può essere presa passando sopra le teste dei cittadini e senza tenere conto degli umori collettivi, specie quando sono contrastanti, come in questo caso, in cui un nome che dovrebbe unificare è divenuto invece lo strumento di una divisione comunitaria. Passo dunque la parola a Franco. Ciao a tutti, io non ho foglio, non ho niente, sono stato chiamato dal mio amico Enzo d'infanzia, pochi dei nostri giochi fatti in Piazza Stazione. Io sono figlio di ferroviere, sono fiero di essere figlio di ferroviere, come tante famiglie che ci sono pure qui a Rometta. Siamo cresciuti alla stazione giocando. Punto di famiglia, i genitori ci portavano alla stazione, in piazza stazione, perché arriva papà. Andiamo a vedere il treno che parte, che dopo arriva papà. Andiamo a giocare, andiamo incontri le prime ragazzette che abbiamo trovate, che avevamo da ragazzini dove eravamo, alla stazione, perché era quella l'unica piazza che avevamo qui a Rometta. Non avevamo altre piazze. Solo campagna c'era sotto, la nazionale, cioè per noi era la piazza stazione. Poi sono cresciuto, sono ritornato a Rometta dopo 30 anni e ritornare nelle case delle ferrovie dove ancora tuttora vivo e adesso sentire dire mi tolgono la piazza stazione è come dire mi tolgono mio padre che non ce l'ho già più, e quello mi dà fastidio. Questo non è corretto né per me né per gli altri, perché per me, con tutto il rispetto per la ragazza che non c'è più, che mi dispiace non so quanto,
togliere Piazza Stazione e nominarla, che già un nome già fatto a questa ragazza, nominiamo una parte nuova di Rometta, sta nascendo il nuovo comune, scusa se mi permetto di dire questo, la nuova sala consigliare che sarà nata, aprirà lunedì mattina, c'è l'inaugurazione, dedichiamo una sala a lei, è meglio una cosa nuova che una cosa già vecchia di piazza, attenzione, voglio dire, non vecchia la ragazza, perciò dico, per me la piazza è Piazza Stazione, la potranno sempre cambiare, per me è Piazza Stazione, è la mia infanzia, come credo l'infanzia di Enzo, dei genitori che sono qui presenti, ma vi dico, io i miei nipoti che vivono a Torino, le ho detto di questa notizia, hanno detto, ma sono pazzi, io vado alla stazione, mi manca la stazione dopo, perciò dico, promettesi, uniamoci, facciamoci sentire, la piazza stazione è piazza stazione, basta, grazie ragazzi, scusate ma... Beh certo, sul piano personale io non posso che condividere quello che dice Franco, però bisogna anche aggiungere questo, non può bastare, come dire, una esistenza, una memoria personale a giustificare il mantenimento del nome di un toponimo, di una piazza, di una via, non può bastare questo. E allora lui, preso dall'emozione, ovviamente ha voluto dire l'essenziale, non sul piano personale, e lui poco fa però mi ha detto anche il piano sostanziale sul piano collettivo, il significato sostanziale sul piano collettivo, perché diceva piazza, stazione, è la storia di Rometta Marea, del Novecento di Rometta Marea, e dite quello che volete, chi non conosce questa storia, solo costui può dire, intitoliamo questa piazza in altro nome. Detto questo, con un po' di animo, perché devo anche soffocare l'emozione, quando lui mi dice che cos'è la piazza, e il papà che scende dal treno, queste emozioni solo chi è lì, chi è vissuto lì le può condividere, le può capire. Ma ancora una volta non bisogna lasciarsi andare dalle emozioni. Il significato storico della piazza stazione è quello che stasera vorremmo rievocare, ma non da un microfono, non con filmati, non con paillette, con giochi d'artificio, no. Ve lo dirò fra poco come. Sta finendo già la fase del microfono. Due parole sulla raccolta firme. Alcuni ci dicono la raccolta è cominciata tardi, poteva cominciare prima, ne avreste avute già chissà quante. Noi rispondiamo, non volevamo che cominciasse mai questa raccolta di firme. Non volevamo neanche fare questo incontro se doveva avere il carattere di una manifestazione contro. Io credo che da come è cominciato, e anche se l'appello di Franco è stato accurato, io lo sposo, ma tutto si può dire di questa serata per come è cominciata, tranne che sia una manifestazione contro qualcuno o qualcosa. Davanti però, ecco, a una impermeabilità, è stato fatale ricorrere a questo strumento delle firme, che del resto è altamente democratico. Chi non avesse ancora firmato, quando finirà questo momento, fa due minuti, può recarsi sotto quel lampione alla mia sinistra, in fondo ci sono alcune ragazze che prenderanno i vostri nomi, le vostre firme, i vostri dati. Infine, le regole di questa sera, di questo incontro. Non posso non dire che sono grato a due persone che avevano sicuramente titoli a non finire per parlare questa sera della questione di Piazza Stazione e della toponomastica. Mi riferisco ai due sindaci che hanno preceduto l'attuale, Roberto Badessa e Enrico Vetta, i quali però hanno detto no, noi non parliamo perché non vogliamo che si caratterizzi questo incontro come un incontro di parte. Ma infatti io qui sono a titolo di Enzo Cicero, non sono né consigliere qua, né consigliere, né tantomeno consigliere del capogruppo di minoranza. Quindi io non solo lo apprezzo, ma devo riconoscerlo. E lo riconosco
oltre a Roberto, in particolare a Enrico, perché Enrico non è semplicemente uno che ha avuto un ruolo come Roberto nella toponomastica di questi 15 anni, nelle mutazioni che ci sono state anche importanti, no, Enrico ha scritto un testo che è stato apprezzato per, la sua, per il suo equilibrio, secondo me non compreso fino in fondo però, perché è stato di una sottigliezza e io gliel'ho riconosciuto da subito, e ben Enrico che ha scritto un bel pezzo sulla questione dell'intitolazione di Piazza Stazione ha detto: Enzo, io non parlo, preferisco non parlare. Quindi io li ringrazio. Detto questo, da ora in avanti il microfono si spegne, si riempiono i tavoli là in fondo con dei dolci che abbiamo il piacere di condividere. È vero che non siamo tantissimi, ma forse più di 200 sì, e guardate che i dolci basteranno. E infine, per chi disdegna, un goccio di prosecco. Grazie, e continuiamo la discussione nella piazza, in gruppi, da dinamici, mobili. Buon appetito. Possiamo andare? È una vergogna. Ammazzatelo.